Bella, signore. Devi giocare con questo? Sì, devi giocare con questo, ma io stavo facendo l'intro. Benvenuti su Disavventure di Ludiche. Ciao, andiamo. Oggi siamo con loro due, siamo su Mario Kart e andremo a raccontare ciò che il mondo vuole sapere, ciò che il mondo ha sempre provato di sapere. Inizia! Vado a chiudere la finestra. Bene. Vai. Joe, inizierai tu con la tua disavventura. Allora, il microfono è qui. All'età di 7 anni ero al mare e al mare c'avevamo la compagnia. Aspetta. Sì, se tu c'è questa roba qua, sì. Vuoi giocare con la disabilità? Sta di fatto che si giocava a Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia all'epoca. Si sa che a mare c'è sempre quello che ha il cugino in Game Freak, il cugino che lavora per Nintendo, che c'ha gli agganci, e quindi sta di fatto che c'era questo nella compa che aveva il Game Shark. Dai, è spaziata, cioè povero stronzo senza un euro che si presenta lì col suo Charizard al 100. Alla fine lui mi attiva tutti i codici per fare gli eventi segreti, catturo Lugia, catturo catturo la Madonna e Deoxys. L'ultimo giorno di mare, tipo i primi di settembre, fra, mi hanno davvero inculato il gioco. Me l'hai inculato te? Mi hanno inculato il gioco e pensa, io ero convinto fosse stato un tipo il quale io odiavo, Willy. Willy! Willy il coyote è stato. Il classico Willy, quindi capello corto davanti, però codino dietro. Sei donna? Palacio! Esatto. Sì, Palacio, esatto. Quindi Willy era proprio quel tipo di persona, e sai il fatto che io ho preso il suo Game Boy SP e tipo l'ho lanciato nella sabbia e poi sono tornato a casa. Magari non è mai stato bene. Adesso giocare bene, non c'è. Bravo, l'ho portato a casa in una maniera. Ma non ti è mai arrivato un guscio blu? Devi stare. Non zitto. È vero, mi sono parato. Ma non ti metto. Cazzate. Regia, mi editi per piacere, io che paro tutti i gusci di questa partita. Grazie, regia. Willy ti odio ancora. Lanciatore di Game Boy nella sabbia, ce lo immagino. Il gioco che prendo e guarda Willy. Cioè, ovvio. Fabio, è il tuo momento, perché gli ospiti, non so se lo sai, gli ospiti fanno per prima. Ah, beh, che dire, non mi ricordo. Però immagino che sia un tuo video, fai 10 minuti di silenzio quando ti esatto, esatto. Faccio un rutto ogni tanto. Esatto, nel dubbio. Non vedo un cazzo. Ce l'ho, fermo, ce l'ho. Ce l'ha. Il mio primo gioco Pokémon è stato Pokémon Platino, no? Piccolo. E come tutti i bambini. Cosa? Il tuo primo Pokémon. Davvero? Fra, io sono piccolo e il mio primo gioco è stato Platino. Io ero un bambino e i bambini hanno il senso dell'orientamento di un tricheco morto. Sì, che non ha senso dell'orientamento. Sì, non ho senso dell'orientamento. Iniziai il gioco, arrivai a Giubilopoli e restai a Giubilopoli per circa 6-7 mesi, anni, grazie Guscio Blu. Quindi cosa è successo? Io non sapevo come andare avanti. Qui non facevo altro che allenare il mio cazzo di Chimchar. Quindi io a Giubilopoli avevo Inferni. Pidufal 3 con il tuo Inferni. Per me era bellissimo. Farming più totale, movimento ancora. Beh, ragazzi, voi siete scarsissimi. Particolare, non perché noi stavamo facendo colazione e te stavi nerdando per arrivare primo in questo gran premio. Dai, non fare il fenomeno. Che succede? A un certo punto vado al centro estivo, no? E dico: oh, raga, come si va? È finito il gioco. Si va avanti. Bello, grande gameplay, Ita. Cioè, io veramente non sono mai andato a destra di Giubilopoli finché non mi hanno detto vai a destra. Beh, questo però è essere psicopatici comunque. Scusate. E quindi cosa è successo? Io sono andato e basta. Bene, allora io credo di star vincendo tutte queste gare perché non sto raccontando nulla, ma adesso io vi racconterò una storia simile alla tua in realtà, ma ben diversa, perché entra in gioco l'essere bambino e l'essere stronzo. Sì. Allora, Pokémon Rosso Fuoco, anch'io. Tu giochi, hai giocato Rosso Fuoco, sai che c'è la cazzo di vecchia con il tè. Sì. Che è un trick che non ha senso di esistere, perché un bambino ci arriva difficilmente, no? Stai a scuola e racconti i tuoi problemi. Questo ragazzo qua mi fa: no, ma io lo so come si fa, però te lo faccio solo se tu mi fai la via gelata di Pokémon Cristallo. Era la fine della quarta elementare, quindi ci siamo andati, bella. Estate, ci scambiamo i giochi, torniamo e ce li ridiamo. Oh, la via gelata era impossibile. Non ce l'ho mai fatta. E non solo non ci sono riuscito, ma qui arriva il plot twist. Lui ti ha fottuto il gioco. No, fra, questa l'ho vinta io. Durante l'estate gli ho corrotto i dati del gioco. Ma sei un figlio di... Ma non so come. Vabbè, sta di fatto che lì
mi è partito il mind game, no? Ho detto, vabbè, se io gli riporto sta cartuccia qua e lui mi vede ancora, se gliela riporto a settembre, questo prende verde foglia, fa il ballo default di Fortnite e me lo mette nella sabbia come il Game Boy di Willy. Prossimo anno quinta elementare, quindi poi le medie non ci si vede più. Allora arrivo a settembre, lui arriva con verde foglia e gli faccio, guarda, via gelata fra, difficilissima, impossibile, ma io conosco un ragazzo siciliano, l'ho preso il più lontano possibile, che mi ha promesso che ce l'avrebbe fatta e la prossima estate te lo ridò, devi solo pazientare. Ma nella mia testa ho detto, beh, se io gli dico così e poi gli chiedo ridammi il Pokémon verde foglia, mi sputa in un occhio e mi fa ancora il ballo default di Fortnite. Non ti fidi? Tieniti verde foglia come pegno, no? Ovviamente non gli ho detto così perché non sapevo neanche cosa fosse un pegno da bambino, però l'idea era quella. Uno degli ultimi giorni di scuola, mia famiglia va giù in Sicilia e te lo porto. L'ultimo giorno di quinta elementare gli ho portato Pokémon Cristallo, tipo quando ci stavamo salutando tutti, presente, lacrime agli occhi, non vedi più i tuoi compagni, piangi, disperazione, le maestre disperate, e io gli do Cristallo e gli faccio, bella, lui mi dà verde foglia, bella, lui il tempo di accendere il Game Boy, ero a casa mia. Uomo di merda. Sì, veramente, sei la più grande persona imbarazzante di questa terra. E ho finito quel verde foglia. Ah, no. Saluto ovviamente questo caro compagno di classe. Raga, abbiamo fatto un torneo pulito. Abbiamo raccontato tre storie. Io siamo ancora uno, più bello. Vabbè, ci racconti questa cosa, Fabio? Allora, secondo gioco Pokémon, Heart Gold, mi metto ad allenare i Pokémon, perché ero un bambino, quindi avevo tutti i Pokémon sottolivellati un botto. Mi esce questo Drowsy, bianco tipo, bianco e rosa. È rosa Drowsy. Sì, rosa, bianco, mi ricordo adesso, perché ho un'immagine sfocata nella mia mente. E dico, oh che strano, ne ho incontrati tanti. Oh, sarà femmina. Sarà femmina, vabbè. K.O. e niente. Non ti rialleni ancora un po'. E dai che ti rialleni. Non ne hai beccato un altro. Fra! No, non è vero, la sta beccando. È pazza. No, ti giuro su Dio. Ma ti giuro su Dio, ne ho beccato un altro. Oh, ma quante femmine in sto gioco. E quindi ho detto, no dai, vabbè, allora è per forza una femmina, non è niente di non strano. Può essere uno shiny. Ma poi ero piccolo, quindi non sapevo l'esistenza magari degli shiny soprattutto, poi dei bug, quindi non sapevo darmi una spiegazione. Femmina. Femmina uguale bug. La femmina è un bug? Fatti inculare. Detto ciò, vi ringraziamo per la visione, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, passate dai canali in descrizione, passate dal link in descrizione se volete ottenere dei codici sconto per Spotify, Pornhub e Netflix. Ci vediamo domenica alle 11.30 con la nuova teoria copiata anche. Bella!